velocizzato l'immagine di questo video per mostrarvi questo tunnel lungo 5 km, dove in fondo vediamo la mitica luce. Fosse stato più lungo, probabilmente non l'avremmo vista. Un altro esempio, questo, di come tutta la nostra vista converge in un unico punto. Salve gente, attraverso le immagini che seguono vi mostrerò come funziona la prospettiva. Vi dimostrerò che è semplice ed è fondamentale capire il suo funzionamento per comprendere dove siamo. Seguono gli esperimenti, le osservazioni e le tematiche sulla Terra piatta affrontata al convegno Piano di Esistenza 3 che si è tenuto lo scorso 24 agosto ad Agerola, dove, anche se non è andato tutto come previsto da programma, l'incontro è andato bene ugualmente. So che parlare di terra piatta fa sorridere, ma fin quando la nostra terra è meravigliosamente piatta, non ho timore di affermarlo. Oggi in tutto il mondo si organizzano incontri dove persone come me cercano di spiegare agli altri quale inganno stiamo vivendo tutti noi. Anche qui in Italia, non solo chi vi parla, ricerca e spiega questo da anni. La forma della terra non interessa a tutti e non tutti capiscono il perché dovrebbero mentirci. È solo quando si riesce a mettere in discussione il Big Bang e l'evoluzione, che sono puramente teorie, allora poi si riesce a capire tutte le altre migliaia di ragioni che ci possono spiegare il perché di questo grande inganno. Centro di tutto l'ignoto. Ammiraglio Richard Byrd, prima del suo volo di 7 ore sopra la Terra oltre il Polo Nord. Novembre 1955. Questa è la più importante spedizione della storia del mondo. Ammiraglio Richard Byrd, prima di partire ed esplorare la Terra oltre il Polo Sud. Gennaio 1956.
13 membri della spedizione degli Stati Uniti completarono il volo di 2700 miglia dalla base della stazione McMurdo, che si trova a 400 miglia ad ovest del Polo Sud, penetrando l'estensione di una terra per 2300 miglia oltre il Polo. Molti di voi probabilmente sono a conoscenza dell'intervista che l'ammiraglio Byrd ha fatto in televisione. Qui una breve parte. Il nostro ospite di questa sera ha trovato che non esiste alcuna terra nella parte nord del continente americano. Ha fatto la prima scoperta in volo e devo dire che il nostro ospite questa sera non è solo il grande esploratore vivente, ma è un'ispirazione per gli innumerevoli americani. Ammiraglio Byrd, siete stato sia al Polo Nord che al Polo Sud. Esiste ancora una terra su questo mondo che non sia stata esplorata in grado di attrarre giovani americani avventurosi? Sì, c'è. Non si trova attorno al Polo Nord perché sta diventando affollato lassù, perché quello che hanno trovato è utilizzabile, non solo per viverci, ma anche per i militari. Ma stranamente al mondo, al giorno d'oggi, c'è ancora un'area più grande degli Stati Uniti mai vista da essere umano, e questa si trova oltre il polo, dall'altra parte del polo sud, da McMurdo, e penso che bisogna studiare questa area enorme ed inesplorata. Lo va a dire nella TV americana. Nel 56, nel 57 lui già muore, non si sa per quale causa, ci hanno detto, non si sa perché questo uomo che veniva a mancare, però cosa strana è che l'anno successivo, che lui questo dice che qui, da largo dell'Argentina, parte e trova queste terre, in particolare queste, e mi viene da pensare, dice, ma quando lo dice in televisione, ma non ci hai detto che sono 25.000 miglia questo? Dove li puoi mettere quei tre continenti qua sopra? È possibile? Cioè, praticamente se è partito, e Pepe è partito e ha tagliato perpendicolarmente l'Antartide, va verso l'ignoto e praticamente arriva qui. Pare di prendere almeno uno spunto, perché se vado una scusa, permettimi Giorgio, questo non è, non ti voglio insegnare il tuo lavoro. Se io vado a una, si chiama, se vado a una convention che mi interessa e parliamo di telecomunicazioni, io quantomeno una piccola preparazione su quello che vado ad ascoltare me la faccio, in modo che posso fare anche delle domande e poi mi deve anche interessare, perché se mi deve interessare soltanto il fatto che io devo avere del materiale e portare in televisione è quella di cercare poi di sminuire, sminuire il lavoro di tante persone, questo no. Però da quando tu stamattina sei arrivata oggi e ho preso le mie conoscenze, sicuramente un pochino adesso un po' di domande che stai facendo, e sicuramente te ne farai, perché chi vuole praticamente smontare la terra piana a fina ci cioè sbatte il grugno e capisce che la terra è piana veramente. E lì apri gli occhi quando cerca di smontare la terra piana, non prima, e nel momento in cui lo fa va a cercare tutto, comincia con l'acqua, ok? L'acqua, il comportamento fisico dell'acqua, il comportamento fisico dell'acqua è quello di mantenere il livello. Sì, sì, pure il muratore piglia un livello con l'acqua. Allora, questa è una livella, non ti spaventa, una livella. In tutto il mondo utilizziamo questa per le costruzioni. C'era un amico in Australia, chiama, dice, ma metti un attimo la livella sulla finestra, mi fai vedere casa tua se è a un livello? Mi fai vedere se il tuo palazzo è a livello? E lo appoggi. Facciamo questo in tutto il mondo, ma sappiamo benissimo che le costruzioni sono tutte a livello. Allora, o siamo veramente stupidi, che bisogna essere stupidi a un certo momento, per capire che magari su sta gravità è l'unica scusa che mi serve per dire che l'acqua del mare mi rimane attaccata a una palla. Ma tu l'hai visto mai una palla a girare 1700 km all'ora? No. Però prendi una bagnarola, ci metti due sassi e patate da piano. È semplicissimo. Poi i fiumi del sud della terra risalgono. È semplicissimo. È quello che noi praticamente vediamo. Io vengo da un posto di mare, manca di che dice, sai, tu vieni là, città. Io vengo da, sono nato da Genova, sono cresciuto qua, il mare ce l'ho affrontato di mare. Dove curva l'acqua? Dove? Il letto dei mari, dei fiumi, sappiamo che non sono piani, ma l'acqua in superficie si comporta in piano. E quindi cioè, la natura terrestre è soltanto Roberto, è diventata Roberto, sì, dimmi, una domanda. Dimmi.
Ma tu hai criticato la gravità? Sì, perché la gravità... Infatti, scusami un attimo, tutti i fiumi scendono per la legge della gravità. Però quelli che... Allora, ascolta, e questa è una bellissima obiezione. L'acqua non si comporta da nord a sud né da est a ovest. L'acqua si comporta dall'alto verso il basso e quando trova il punto più basso lo colma. Se stai in piano, quando, ti fermi. Siccome il 70% del pianeta è composto d'acqua ed è tutta congiunta tra sé, togliendo i laghi che sono, sappiamo che sono piani, le conviene che la terra è piana, ma non Roberto Abitabile, l'English Mechanic 1813. La gravità non fa capire. La relatività è caduta ufficialmente nel 1958 a Ginevra, grazie al congresso sull'atomo, alla conferenza sull'atomo di Ginevra, Hidaki Ugawa e Heisenberg, davanti a 400 scienziati, smantellano completamente la relatività di Einstein, e se cade la relatività cade anche la gravità del massone Newton. Bravo. Allora, siccome abbiamo poco tempo e ci dobbiamo alzare, io avrei voluto parlare di altro stasera, anche del giroscopio, però vi introduco un piccolo video, e dopo questo video che vi faccio vedere, che servirà soltanto a farvi capire come funziona la prospettiva, in modo che quando adesso andremo a Punta San Lazzaro e guarderemo il mare, voi vorrei che voi capiste questo. Cioè, praticamente, se siamo all'interno di un corridoio, all'inizio del corridoio, troveremo il suolo, che è un, diciamo, un limite fisso, inamovibile, che va verso l'alto. Le pareti convergono verso il centro e il soffitto fa altrettanto. Tutto converge, tutta la nostra vista possibile converge verso il punto di fuga. Questo è come appare, qualcuno che sta guardando l'orizzonte. Metti caso io sto guardando l'orizzonte e voi state guardando me. L'effetto che io ho davanti a me è questo: tutta la vista stringe un unico punto. Questo avviene anche con la prospettiva di Tavoli, no? Quello che dicevo prima, con questa matrice della prospettiva. L'occhio, faccio vedere l'occhio. Allora, la prospettiva non funziona così. Non funziona così la prospettiva. La funzione della prospettiva è questa. Questo palo non è più grande di questo, è lo stesso palo. Ok? Questo è il nostro orizzonte, che rimane sempre sul mare, sempre piatto davanti a noi. Ok? È per dire che i palazzi non si muovono in questo modo, la prospettiva non funziona così. Infatti il palazzo si vede più piccolo, ma si vede dritto. Esattamente, la prospettiva funziona così, gli oggetti che sono davanti a noi compaiono così. Adesso che andremo a fare l'esperimento... Mi fa vedere che è sbagliato vedere in quel modo. Sì, difatti è sbagliato, no, non si vede così. L'effetto che dovremmo avere... Se ci fosse la curvatura terrestre, anche se siamo elevati, perché non è vero un cacchio, cioè, no, ma quanto più ti alzi su una palla e meno vedrai davanti a te, o no? Giusto? Cioè no, perché se sei su una palla non puoi vedere davanti a te, se sei su un piano non riesci a vedere, ma casomai è tutto il contrario, su una palla più mi alzo e meno guardo davanti a me. Guarda sotto. I palazzi che andremo a vedere a Licosa, tra Licosa e l'esperimento che andremo a fare, dovrebbero avere una specie di non so quanto curvatura, ma qualcosa lo dovrebbero accennare, perché ci sono 131 metri di curvatura tra Magazzeno e Licosa, e ce l'abbiamo qua. Si vedono, già sarà, già dopo andremo a vedere quella cosa. Un'altra cosa, visto che ci siamo, vi spiego il punto di inflessione. Quando il vostro occhio raggiunge,
siamo ad Amalfi, siamo al Beach Bar, siamo quasi a livello del mare, perché la nave vedo soltanto la parte che sta sopra? Perché quando l'occhio, e perché quell'orizzonte sul Beach Bar ce l'ho qui, al Beach Bar ce l'ho qui, l'orizzonte se sono a Furore, e ce l'ho qui se sono a Gerola a 600 metri d'altezza. Perché? Perché il piano raggiunge sempre il punto di inflessione, il punto zero, il punto di inflessione degli occhi. E tutti gli oggetti, una volta che l'orizzonte, e lo potete fare anche scendendo con gli occhi, con l'occhio, con la vostra pupilla, all'altezza di un piano, quando raggiunge la metà dell'occhio, tutti gli oggetti, anche a un metro, anche sul vostro tavolo della vostra cucina, se appoggiate gli oggetti noterete che non è possibile vedere nella base, perché il punto di inflessione taglia con l'informazione. Ok? Cioè non è che questo sta scendendo, è salito e poi i campi da calcio sono fatti a gobbetta, a becco. Qualcuno mi ha detto, mi ha telefonato un giorno Radio Globo, quando io pensavo che erano gli amici miei, i miei colleghi mi volevano prendere in giro, no? Allora mi ero preparato a una battuta, ho detto che sta a rosicare perché a Moate nel piatto dovete cambiare il nome alla radio, perché è Radio Globo, capito? Insomma, ma alla radio minimo saranno 3 laureati per stare dentro la Radio Globo, no? L'ho ridotti a parlare a Olle Benji. Oh, Olle Benji era un cartone, perché Olle Benji c'è il cartone, cioè è follia, porca miseria. E questo sta su internet, se andate a cercare su Radio Globo, Terra Piatta, c'è il mio intervento e le ho messi in mutande. Ma se l'ho messo in mutande io che sono in informatico, mi posso immaginare che possa fare una persona laureata che parla di terra piana. Allora perché non lo sappiamo? È soltanto una questione di media, è soltanto una questione di informazione, è soltanto una questione di volere di non dire la verità. Cioè quello che vi si chiede oggi qua, perché abbiamo fatto questo evento, è anche per sensibilizzare le persone, perché noi non abbiamo scoperto di essere stati ingannati. E poi una certezza di stare su un globo, sulla terra piana, magari non ce l'abbiamo in assoluto, ma sicuramente non è un globo. O siamo veramente stupidi noi a credere a una cosa del genere? Io ho lanciato un altro evento, che è questo. C'è questo esperimento del sole prima, che adesso vi mostro, per fargli capire come succede che il sole al tramonto, come lo chiamate voi, quando si allontana il sole lo vediamo che è enorme sull'orizzonte. Allora, questa candela è montata su un carrello. Telecamera, come dicevo prima, quando raggiunge il suo orizzonte, ed è questo, noi sappiamo che questa candela non è su un carrello fatto sferico che scende, sappiamo che la sua continuità è su un piano, no? Eppure abbiamo visto e stiamo vedendo che questa candela che si muove al di là di questo un pezzettino di vetro, la vediamo scendere. Perché? Perché questa è una simulazione, un po' come quello che succede al mare con la prospettiva. Quando il sole si allontana su un piano, l'atmosfera che fa da lente, e quindi lo ingrandisce, ma qui c'è tra poco il fatto, può ingrandire come può sembrare anche piccolo, ma per vedere che un oggetto sta rimpicciolendo, devi stare alla stessa altezza. Noi non siamo all'altezza del sole, siamo un po' più giù, quindi praticamente è un effetto soltanto visivo che si compone dall'atmosfera
che fa da lente e dalla, diciamo, dalla nostra candela che è chiaramente non è perpendicolare sopra di noi ma è molto più distante, e quando raggiunge il nostro orizzonte che è lì avviene questo effetto. Quindi il sole come le navi quando raggiungono questo punto qua, che è il punto, diciamo, quello stretto, questo punto, questo nostro punto di fuga, avviene questo, a noi sembra che va dietro, invece si è soltanto allontanato e non lo riusciamo più a percepire dal nostro punto di vista, da dove siamo messi. Perché non è che guardando all'infinito, cioè non è che guardando, diciamo che se cercate su Wikipedia dice che magari l'essere umano, diciamo, riesce a guardare a 4-5 km stando, diciamo, sullo stesso livello. Quindi come si fa a guardare stelle che stanno milioni di chilometri lontani? E se cade la relatività, come dicevo prima Leo, è perché qua bisogna un attimo manco dimostrare qual è la gravità e qual è la gravità, perché ci ha pensato Darwin, ci ha pensato Heisenberg, erano due premi Nobel e ne ha parlato davanti a 400 scienziati. È soltanto una questione di informazione, che non sappiamo le cose, che è diverso. Non è in quanto dice noi abbiamo scoperto qualcosa e ma state facendo panico addosso a sta cosa. No, noi abbiamo scoperto un inganno e ricostruire questa storia che è difficile. Lì praticamente sono professionissimi, hanno preso il migliore, non uno qualsiasi. Non credo che sia una persona sana, come quello che praticamente ha sganciato l'Enola Gay. Uguale, ci ha fatto credere che quello era un folle, quello ha visto una specie di disco volante anestetizzare una testata nucleare, e su YouTube c'è anche il video, però a noi magari fanno credere che magari possa essere vero o falso e ci dividono. Ma loro sanno qual è la verità, loro sanno. E quella persona che ha detto che ha visto il disco volante anestetizzare una testata nucleare, che parliamo dell'operazione Dominix 1962, perché questi hanno capito che non si poteva, cioè che eravamo un sistema chiuso. Prima cooperazione T-POT 1954 con bombe nucleari arrivano fino a 14 km di profondità e non vanno un centimetro oltre, quindi non sappiamo che cosa. Sì, non sappiamo, poi a parte c'è da dire che forse c'è qualcuno che dice che forse il nucleare non ce l'abbiamo. Non è vero, è un pacco, è una sola, che dice, è un pacco, è un nucleare, è una bufala che non esiste, che non esiste il nucleare. Ma esistono magari forse super bombe come quelle che hanno fatto esplodere giù. Pensate già ai satelliti, io già ho detto a Giorgio delle Iene di cercare su internet i satelliti, io non so se magari l'abbia fatto, ma sono tutti cartoni animati. Ma immagina la guerra un attimo in Siria, pensa, noi vediamo la guerra, non la vediamo dall'alto, la vediamo sempre via terra. E se ci fossero stati i satelliti, un po' come fanno con il cinema, no? E ti fanno vedere, ti zoomano dal satellite, ti fanno vedere, ti sparano quel raggio laser e ti neutralizzano, ti fanno esplodere quella nave, perché non lo fa? Perché cinema. L'avevi visto succede un disastro, magari non so, a Sud America come recentemente, magari parte il servizio e parte una zoomata dallo spazio, è black, eccolo lì, e c'hai azione, c'hai lì la persona che ci sta davanti al fatto appena successo. Non succede, in quel momento non si passa sul satellite evidentemente, però non succede, quindi tutto quello che è spazio, foto, non c'è una foto che sia foto, ce l'hai in foto a caso, un album fotografico, prova a aprirla, benché magari il tema sia diverso dal tuo matrimonio, delle tue foto del matrimonio, però quello che ti voglio dire è che le foto sono foto, ma quelle non sono foto, sono delle bozze. Tu, se vuoi comprare una casa, non ti accontenti di vedere la bozza, vuoi vedere la foto della tua casa, a meno che non stai comprando una casa su un progetto, quindi ancora la mamma fa e ti faccio vedere come sarà, ma tu mi dici che questa è la mia casa, invece quella è una bozza, tu lo vedi che è un cartone animato, prova a vedere
la stima Repubblica dice, non un giornale vicino ad altri, ma Repubblica scrive che la stima è 14.000 satelliti. Dove sono le foto della Terra allora? Allora no, perché questi satelliti, ognuno, quello, quel satellite fa questo. Che cosa fa quel satellite? Che cosa mi serve a me il satellite da mandarlo lì? Io ho azienda che spendo dei soldi, che investo in un malbene da mandare lì. Cioè, quale esperimento? Che cosa mi offre il mercato? Perché devo mandare? Mi serve per telecomunicazione. Oggi ho comprato, due settimane fa ho comprato un drone. E mentre lo utilizzavo, e siccome gli amici sanno che io studio la terra piana, mi dicono, ah, lo vedi, c'è il GPS, allora il satellite, ma il GPS non significa che ci sia satellite, GPS significa Global System Position, che è uguale a LORAN, Long Range Navigation, era un segreto militare, GPS lo mettono nel 1943, nel 43, quando gli americani sbarcano nel Normandia, con tutte quelle flotte, ma solo immaginare, ma erano asserrati come che i tedeschi avevano di tutto e di più a terra. Io video, voglio vedere che tu stai sulla terraferma e ti viene uno da via con la nave lì, ma è meglio che vai via, dai, non c'è sfida. Non c'è nave che regga, tu sei sempre sulla terraferma, la fortezza era bella, ma come hanno fatto? Come ha fatto a coordinare una forza internazionale per attaccare con sistemi di telecomunicazione a terra? La prima cosa che ha fatto sbarcare sono stati i sistemi di telecomunicazione, attraverso il sistema di telecomunicazione sono riusciti a coordinare tutto l'attacco. Quindi praticamente l'ORAN, Long Range Navigation, funziona in questo modo, con due punti, master slave. Il master trasmette, slave riceve, o trasmettono e ricevono entrambi. L'intersezione di queste due onde crea questa fascia di LORAN, che è la nave che riceve, e il gap che c'è, la differenza che c'è, diciamo, tra le due onde determina la velocità della rete in millisecondi, un po' come adesso volete vedere se il vostro internet è veloce o meno, andate sul start, scrivete CMD, che vuol dire comando DOS, lanciate ping, come per dire pronto, scrivi ping www.google.it, tempo di risposta in millisecondi determina la velocità della rete. E questo lo facevano già all'epoca. Quindi non abbiamo inventato niente. E anche come tecnologia oggi non inventiamo assolutamente niente che non avevamo già. E che non abbiamo, che avevamo già. Io vi invito anche magari tante volte e trovate in rete, difatti prima. Non in sede di conferenza, mentre parlavamo fuori con gli altri ospiti della giornata, e parlavamo di Auguste Piccard. Piccard è la migliore rivista scientifica del 1931, vi invito di sfogliarla, la trovate in rete, e ogni giorno era una scienza, era qualcosa. Oggi comprano una rivista, cioè tutta pubblicità, non si parla di scienza. Dove sono le scoperte? Cioè, la scoperta, come io ho scoperto la ruota, cacchio, ho scoperto la ruota, ho messo in moto una civiltà, soltanto costruendo una ruota. Ma dove la costruisci oggi la ruota? Dov'è? Se non è soltanto l'abbellimento, l'arrangiamento di quello che già abbiamo. Io non ho inventato nulla di che, e non invento nulla di che non trovo già in natura. È quello che non riesco a inventare, un albero di pene. Un albero di pelo, una cosa tecnologica, un albero di pelo. Vai dentro il giardino, guarda l'albero di pelo, ma l'essere umano ha creato una riuscita a creare un albero di pelo, una cosa che tu una salata la mangi, ti fa star bene, il pelo non ti fa male. E ti sinergia tutto quello che ti rimane intorno. Non è una cosa tecnologica. E poi solo guardare, e poi la diversità, c'è troppa diversità. Come fa il caso? È troppo diverso, la diversità è quella che forse anche l'unicità di qualcosa, e non c'è la vita viene sottratta alla vita, qui abbiamo Kennedy che è un chimico, è una persona che comunque ha studiato, io mi confronto tante volte con lui e facciamo delle discussioni accese, e benché magari abbiamo punti diversi, però convergiamo su alcuni punti, forse anche qui, in questo convegno. Questi convegni servono per magari interagire tra di noi, perché la verità ci viene occultata.
tematiche di osservazione per le ricerche della Terra piatta. 1. Tutte le immagini della Terra dallo spazio sono false. 2. Siamo in grado di vedere oggetti come terra, edifici, barche che dovrebbero trovarsi dietro la curvatura. 3. La NASA e Obama hanno affermato che non possiamo lasciare l'orbita bassa terrestre. 4. La stella polare non si è mai mossa e le costellazioni non sono mai cambiate da millenni. 5. I filmati e le riprese dai palloni meteorologici, dagli aerei, mostrano che l'orizzonte è piatto e sempre all'altezza degli occhi. 6. Tutti gli astronauti che presumibilmente sono atterrati sulla Luna non hanno mai giurato sulla Bibbia di esserci stati. Nel 2004 il regista Bart Sibrel gira il documentario intitolato Astronauts Gone Wild, nel quale intervista i vari astronauti delle missioni Apollo e chiede loro di giurare sulla Bibbia che sono stati davvero sulla Luna. Ma Neil Armstrong, uomo di profonda fede cristiana, si rifiuta di farlo. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen, Mr. Sibrel. Yes. If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the... Persino quando Sibrel gli offre $5,000 da donare in beneficenza, Armstrong si rifiuta di giurare. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you'd swear on the Bible that you walked on the moon. Please, I have a tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? Anche Aldrin, cristiano credente, si rifiuta di giurare. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Please. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Sibrel continua ad insistere finché non rimedia un cazzotto da Aldrin. Ma alla fine Buzz Aldrin, esattamente come aveva fatto Armstrong, si è rifiutato di giurare. Anche Michael Collins, il terzo astronauta di Apollo 11, si rifiuta di giurare ed anzi scappa da Sibrel come se avesse visto il diavolo in persona. Would you please go away? I just don't understand why if you orbited the moon you wouldn't have a problem about swearing the Bible on it. Are you afraid for the truth to come out? Certamente Sibrel non è un personaggio che si propone in maniera amichevole. Se però uno è davvero stato sulla Luna, perché non giurare in ogni caso? Sarebbe bastato allungare una mano sulla Bibbia per levarsi di torno lo scocciatore una volta per tutte. Inoltre, Armstrong avrebbe anche potuto donare $5,000 in beneficenza con quel gesto. Invece, nessuno dei tre astronauti l'ha voluto fare. 7. L'acqua è sempre a livello e costituisce il 70% della nostra Terra. 8. La NASA incassa $50 milioni al giorno. 9. L'operazione Paperclip nazista in Germania ha aiutato a formare la NASA. 10. Il modello eliocentrico è stato creato dagli adoratori fedeli del diavolo. 11. Si vedono sempre bolle d'aria nello spazio. Astronauta parmitano a momenti annega nello spazio. Water in his helmet? Yes, if there's enough water, he certainly had that risk today, and that's why we took it so seriously. That's right. She said Luca Parmitano was in danger of drowning in his spacesuit, orbiting 260 miles above planet Earth. 13. Si è vista una bombola subacquea durante una passeggiata spaziale. 14. Si tratta di densità e galleggiamento e non della magica gravità. 15. La gravità è abbastanza forte da trattenere gli oceani sulla Terra, ma uccelli e aerei volano liberamente. 16. Gli obiettivi GoPro vengono utilizzati per falsificare la curvatura della Terra. 17. Non c'è nessuna prova osservabile dell'evoluzione. 18.
I raggi del sole irraggiano formando angoli e non sono paralleli. 19. La luce della luna è sempre più fredda dell'ombra lunare. Esperimento facilissimo da testare. Mettete un termometro illuminato direttamente dalla luna e vedrete che indica una temperatura più fredda rispetto a quella rilevata all'ombra. La prova più empirica, d'inverno le notti più gelide accadono sempre con la luna piena. 20. Le fotocamere con super teleobiettivi mostrano che le imbarcazioni non superano alcuna curvatura. 21. La Terra è un geoide? No. Neil deGrasse Tyson dice che la Terra è a forma di pera. 22. La NASA è stata scoperta che falsificava le immagini della Terra mentre erano in viaggio verso la Luna. Sulle immagini scattate degli sbarchi lunari ci sono più fonti di luce. 24. La bandiera delle Nazioni Unite è la mappa di terra piatta, come i loghi di tante altre agenzie. 25. Ci sono voluti 3 anni e 60.000 miglia al capitano Cook per circumnavigare l'Antartide. 26. Per le nostre comunicazioni vengono usati cavi sottomarini e ripetitori a terra, non i satelliti. 27. Le tratte dei voli hanno senso solo su una terra piatta. 28. Tutti tranne uno dei passeggeri del Challenger sono ancora vivi tutt'oggi. 29. La NASA è stata beccata diverse volte ad usare gli schermi verdi. 30. Nessun video di 24 ore dal vivo della Terra dallo spazio. 31. Nessuna foto reale di satelliti nello spazio. 32. I fari. Fate delle semplici prove per capire come mai si vedono a distanze impossibili per la curvatura terrestre. 33. I Sun Dogs sono una dimostrazione del riflesso del sole e non sono effetti di rifrazione nell'atmosfera. 34. Trattato sull'Antartide. Perché tutti sono d'accordo, anche le nazioni nemiche, se addirittura non sono in guerra? 35. L'ammiraglio Byrd ha detto che c'è più terra oltre il Polo Sud. 36. L'esperimento di Michelson-Morley ha dimostrato che la Terra è stazionaria. 37. Auguste Piccard, il primo uomo che ha raggiunto la stratosfera, ha detto che la Terra è un disco piatto rovesciato ai bordi. 38. Il Sole e la Luna nel cielo allo stesso momento durante l'eclisse Selenelion mostrano l'ombra della Terra che si trova dalla parte opposta di dove dovrebbe trovarsi. 39. I razzi non vanno mai diritti, curvano e finiscono sempre in mare. 40. L'esperimento di livello di Bedford è ripetibile e dimostra la mancanza di curvatura. 41. Le vere scoperte scientifiche di Tesla smantellano Einstein. 42. I nostri sensi ci dicono che la Terra è piatta e stazionaria. 43. Il Sole e la Luna sembrano avere le stesse dimensioni. 44. Il modello del globo è stato creato 500 anni prima della NASA. 45. Nessuno ha mai circumnavigato la Terra da nord a sud, solo da est ad ovest o viceversa. 46. Le meridiane su una sfera non avrebbero gli allungamenti d'ombra costanti e regolari come su una terra piatta. 47. Tutte le agenzie spaziali di tutta la Terra condividono la stessa moneta. This one goes out to Ranty. Ranty flat earth. Flat earth debate. Good people, you know. Stone that the builder refused shall be the head cornerstone. Sila. Ranty, what would we do without you? Shark boats in the Isle of Man, arising never been the same again. Ranty, what would we do without you? Shark boats in the Isle of Man, arising never been the same again. Ranty, what would we do without you? Ranty, what would they say if you took the ball away? Nothing I
Silence is the key. What else do you really need? Solipsism is the final straw. Got a new one to call it a draw. That you, what would you do without you? Shark boats in the Isle of Man. Rise and never look the same again. Renty, what would we do without you? Renty, what would you say if you took the ball away? Wake up early to see the sun rising for you and me. Renty, go and get down low so we can back down and farther go. Keep it with my friend. Conversation will never end. And try and stand upright when the solution is not to fight. I think, yeah. Now, Nancy, what would we do without you? Shark boats in the Isle of Man. Nancy, what would we do without you? Send you what this is. Auntie, what would we do without you? Shark boats in the Isle of Man. Horizon never look the same again now. Mathematics is the key. What else do you really need? Solipsism is the final straw. Got to know when to cut it dry. What would we do without you? Auntie, what would this is? If you took a dollar away. Darkness to the light. Yeah. Renty, what would we do without you? Shark boats in the Isle of Man. Horizon never look the same again. Renty, what would we do without you? Shark boats in the Isle of Man. A fini dimostrativi, per porre fine a un mito. È tutto martello. Magari. Sarombe. È dura della sfera. Attento a non farti sarebbe. Con amore, con amore. Allora, intanto vi ringrazio di avermi ascoltato. Celeste Conte. Volevo introdurre questa canzone che so che lui l'ha messa come finale di un video. Questa canzone la scrisse Salvatore Di Giacomo perché veniva a villeggiare sempre a Genova e scrisse una poesia che si intitola Luna da Genova, che io ho musicato modestamente, ci ho provato. Spero quella che vi è venuti perché il napoletano lo trovo. Thank you.
scura. Yambambo da sottane guardando, tanta sera che non c'è non c'è, lasciami se pensiero a tua e a tua nonna per forza d'una. Buonasera, buonasera.